Assessora Terzi, con questo accordo con la Kuwait Petroleum esattamente cosa succederà in Lombardia? Aumenteranno le ricariche elettriche? Beh, in Lombardia succede qualcosa che è assolutamente, ha una portata assolutamente storica. Non ci sarà più solo la pubblica amministrazione ad investire su infrastrutture elettriche, ma ci sarà la collaborazione tra pubblica amministrazione e chi, un'azienda importante come la Kuwait, che sino ad oggi ovviamente ha erogato i carburanti tradizionali, che da questo momento in poi si impegnerà anche in maniera economicamente importante ad investire su carburanti alternativi, quelli e appunto i carburanti di nuova generazione, quelli sostenibili. Stiamo parlando quindi del metano in senso più generale, ma anche e soprattutto appunto infrastrutture per la ricarica elettrica. Quindi ci saranno un numero importante di comuni e quindi di impianti di erogazione che, dove i nostri cittadini e i nostri imprenditori potranno trovare il carburante tradizionale, un carburante assolutamente alternativo. È fondamentale se vogliamo ovviamente diffondere la cultura della mobilità sostenibile, della mobilità alternativa. Ecco, quando si parla di macchine elettriche spesso a preoccupare sono i costi. Come si può superare questo? Per esempio incentivando il mercato, come sostengono alcuni esperti? Beh, assolutamente sì, ma devo dire che se già guardiamo il trend degli ultimi anni, il costo delle auto si è particolarmente contenuto, poiché il costo delle batterie, che è il costo vero delle auto elettriche, inizia appunto con la tecnologia, con l'innovazione, con la diffusione di numeri decisamente più importanti ad essere assolutamente contenuto. D'altra parte, l'altro problema dell'elettrico, lo sapete bene, è l'autonomia, e più possibilità di ricaricare, soprattutto con le ricariche veloci, diamo ai nostri cittadini e ai nostri imprenditori, e più facile sarà convincerli ovviamente a passare all'elettrico.